Ok, vabbè. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti, presenti anche le persone che saranno in streaming, che tra un po' si riusciranno a collegarsi grazie al nostro tecnologo, dottor Vincenzo Russo. Quindi se non funziona qualcosa ve la dovete prendere con lui. Allora, finalmente una parziale giornata in presenza, l'occasione. L'abbiamo scelta per festeggiare il professor Santa Cesarea per il raggiungimento degli 80 anni e per insomma rivederci un po' tutti, allievi e amici, collaboratori che negli anni gli sono stati vicino e continuano a stargli vicino per la sua attività. Allora, la giornata è molto, diciamo, non ha uno schema molto formale, nel senso che qui abbiamo invitato un po' di persone che diranno qualcosa, poi alla fine, se vogliamo, facciamo parlare anche un po' il professor Santa Cesare, se no poi non lo possiamo mantenere, soffrirà per dire delle cose, le facciamo dire però alla fine, va bene? Quindi, diciamo, la successione sarà, parlo io, faccio una storia breve del gruppo, perché insomma, senza annoiarvi troppo, poi diamo la parola al professor Carrà, che ha avuto la gentilezza di raggiungerci, e successivamente Maria Angela Pozzolino, poi Riccardo Tesser, Paolo Iengo, il professor Ciambelli, diciamo, poi io faccio il perego, nel senso che Carlo purtroppo sta male, c'ha un'influenza, niente di grave, quindi però non poteva venire perché misuravano la temperatura, lo mandavano a casa, poi tossiva, voleva fare la parte dell'untore, e quindi terrò, diciamo, mi ha mandato delle slide, ve le presento io, e chiudiamo con una presentazione del dottor Pesaro sui generis, insomma, che farà qualcosa, cioè, non ci ha voluto dire cosa, ma farà qualcosa. Va bene? Ok, e poi Elio chiuderà la giornata. Quindi parto subito per farvi vedere un po' di cose mie. Condivido lo schermo, così. Ecco qua, questa è la mia. Vabbè, si vede? Sì. Quindi cominciamo con, diciamo, con un aspetto un po' formale, nel senso di fare un po' la storia. La storia parte nel 66 con la laurea del professor Santa Cesarea all'Università di Pavia, tra l'altro una laurea che ha avuto un relatore importante, come il premio Nobel Giulio Natta. Nel 67 viene assunto alla SNAM Progetti, quindi immediatamente la laurea, però c'è poco perché evidentemente la passione per la ricerca lo portava verso altri lidi, e infatti prende una borsa di studio al Politecnico di Milano, dove inizia a studiare cose un po' pericolose, tipo l'idrazina monopropellente. Devo dire che poi il coraggio che ha avuto all'epoca se l'è portata avanti, perché anche negli studi successivi non è che si è risparmiato con sostanze meno pericolose, però sempre con l'attenzione dovuta, diciamo. L'idrazina gli è stata di scuola anche per poi sugli aspetti della sicurezza che credo ci abbia trasmesso. Nel 70 viene assunto come ricercatore del CNR, e però, diciamo, lavora praticamente al Politecnico di Milano in collaborazione con il professor Sergio Carrà, e ci sarà una lunga storia di collaborazioni da quegli anni in poi fino all'86. Nell'86 vince la cattedra di chimica industriale al Federico II di Napoli, quindi si trasferisce, dove rimane professore di chimica industriale fino al 12, e devo dire, sfatando molte previsioni di molti colleghi napoletani che dicevano tanto questo arriva e se ne va, non se n'è andato, ci è rimasto. Per nostra fortuna, gli allievi e per qualche
dispiacere di qualcun altro, ma insomma, molti mi dici molto onore, diciamo così. Però questo è stato sicuramente un'esperienza importante per lui e per noi sicuramente. Poi dal 2013 a oggi non si è fermato perché è CEO di una società di consulenza che è l'Aerodynamic Engineering SRL, che lavora sia con le aziende, continua la sua collaborazione anche con il suo gruppo di ricerca di Napoli, che è il NICL, che sarebbe per Naples Industrial Chemistry Laboratory, che adesso in pratica dirigo io, chiaramente con l'aiuto di tutti i suoi allievi. Allora, professoressa Santa Cesaria, tra l'altro oggi è una giornata organizzata dalla Divisione di Chimica Industriale della SCI. Il motivo è perché il professor Santa Cesaria ha dato un contributo importante alla SCI e in particolare alla divisione. Diciamo che ha cominciato la sua attività, diciamo, di direzione di gruppi nell'80, quando ha fondato e poi ha diretto fino al 1990 il gruppo interdivisionale sui colloidi e le interfasi, quindi diciamo, aperto a questa branca che oggi è diventata importante, tutti ne parlano, tutti parlano di formulazione, ma all'epoca era quasi una cenerentola, e devo dire che grazie al suo contributo e all'insistenza di altre persone che non ci sono più, tipo il professor Collina, con cui abbiamo lavorato nella divisione, siamo riusciti ad introdurre in molti corsi di laurea un corso sulle formulazioni. A Napoli abbiamo un indirizzo sulle formulazioni. Diciamo che adesso le formulazioni sono pienamente all'interno della chimica industriale, e questo è un successo culturale che nasce proprio uno dei successi industriali che nasce da questa iniziativa. Nel 92 entra nel direttivo della divisione di chimica industriale, nel 2001 viene nominato vicepresidente fino al 2003, nel 2004 fino al 2009, un po' strano, ma insomma per vicissitudini della divisione, però comunque regge la presidenza della divisione di chimica industriale. Per questa attività e anche per altro, la SCI nel 2011 gli conferisce la medaglia d'oro Emanuele Paternò, con la seconda motivazione che leggo, perché secondo me è abbastanza esplicativa dell'attività del professor Santa Cesare: scienziato di levatura mondiale nello studio dell'implementazione di processi chimici ecosostenibili, particolarmente nei campi della produzione di tensioattivi non ionici, dell'acqua ossigenata e più recentemente della produzione di biodiesel. Il professor Santa Cesare si è sempre caratterizzato per il suo stretto rapporto con numerose aziende chimiche italiane, per le quali ha sviluppato nuovi processi o ne ha migliorato le tecnologie. Maestro di chimica industriale per i suoi studenti e collaboratori, ha continuamente svolto un'intensa e rilevante opera nella società chimica italiana, non solo nei campi scientifici a lui più vicini, ma anche in altri, quali ad esempio il bando delle armi chimiche, in cui ha potuto far risaltare i propri valori etici. Devo dire che poi sull'etica ha lavorato molto, infatti, diciamo, credo che il giuramento del chimico sia stato uno dei suoi prodotti, insieme ad altre persone della società chimica, e anche la parte che riguarda l'etica della società chimica è stata uno dei suoi documenti fatti insieme ad altri, naturalmente. Allora, il professor Santa Cesare è la didattica. Allora, parlo della didattica fatta da noi, diciamo da professore, perché è chiaro che prima aveva fatto altri corsi in giro al Politecnico, anche dei corsi di alto livello, insomma, diciamo, oggi diremo terzo livello di istruzione. Comunque, il professor Santa Cesare diventa ordinario dall'86 e quindi fino al 2010 professore di chimica industriale. Nel 1994 è presidente del consiglio di laurea del corso di laurea in chimica industriale, all'epoca magistrale, e regge questa posizione fino al 2009, anche qui un lasso di tempo enorme, tenendo presente che in questo lasso di tempo c'è stata anche la riforma, quindi si è dovuto ripensare ai corsi di laurea triennale più magistrale, e devo dire che lì il lavoro è stato particolarmente efficace perché, per fortuna, a Napoli è uno dei pochi posti dove è rimasta la triennale di chimica industriale. È una laurea in chimica L27, insomma, ormai si parla per codici, ma è una laurea che è dominata da chimica industriale, una struttura che forse insieme a Bologna saranno, non mi ricordo neanche più quanti triennali abbiamo in giro che hanno questo tipo di caratterizzazione, però è una delle poche scuole di chimica industriale ancora esistente già a livello della triennale. La magistrale fu costruita all'epoca con due indirizzi, che erano quelli di
caratteristiche tipiche di Napoli, cioè una sui materiali polimerici e l'altra sullo sviluppo dei processi, e oggi abbiamo aggiunto un terzo curriculum sulle formulazioni. Direi che l'attività di docente si vede anche dal numero di tesi che sono state date in questo periodo, i magistrali soliti non ne contiamo, sono 72 tesi di laurea magistrale. Diciamo, la cosa che ci fa piacere è che i primi due laureati sono in questa sala, che siamo io e il professor Tesser, che in successione ci siamo laureati col professor Santa Cesaria immediatamente dopo la sua venuta. Insomma, l'abbiamo conosciuto nell'86, nell'88, io nell'89 forse Riccardo, o nella sezione successiva Riccardo, ci siamo laureati con lui. Devo dire che all'epoca, naturalmente, sempre secondo l'idea che se ne sarebbe dovuto andare, ha dovuto combattere per avere i laboratori, perché la teoria era che te li diamo a fare, tanto te ne vai. Quindi devo dire che grazie alla collaborazione del professor Ciambelli, che è stato qui, che diciamo, gli ha aperti su, ci ha aperti i suoi laboratori, perché altrimenti non avevamo idea di dove poter andare a fare anche una titolazione, l'attività sperimentale siamo riusciti a cominciarla a fare. Le due tesi che vedete qui sono tesi prettamente di calcolo, cioè all'epoca lavoravamo non con le schede, per fortuna, ma con i nastri, però siamo quindi. Ha portato, devo dire questo, da Milano questa cultura dell'elaborazione dei dati sperimentali attraverso diciamo, metodi matematici. Quindi questo è stato sicuramente un improvement che è arrivato a Napoli grazie al professor Santa Cesare. Come studenti di dottorato non ne abbiamo avuti molto, perché insomma all'epoca il dottorato era una cosa abbastanza rara, nel senso che te lo dava lo Stato, uno ogni, insomma, la storia del dottorato la conosciamo, quindi non è in questa situazione in cui ti li regalano, cominciamo ad avere problemi a non avere allievi, per fortuna vuol dire che insomma la cosa è diminuita, però sono sette, qui in sala ne abbiamo praticamente cinque, sì, perché c'è Paolo Iengo che parlerà. Dopo Mariangela Pozzolino, che verrà dopo il professor Santa Cesare, il professor Carrà, Rosa Turco, Rosa Vitiello e Vincenzo Russo, che sono gli attuali miei collaboratori, quindi diciamo, ho avuto un'eredità anche di persone, che non persone valide, tra l'altro, stanno qua, glielo devo dire, vabbè, non fa niente. Cioè, e poi c'è Alessandro Sorrentino e Giuseppina Carotenuto che ci hanno salutato il professore, non sono potuti intervenire, ma per altri motivi. Allora uno dice: ma se sei laureato nel 66, perché il titolo è 1975-2001? Cioè, c'è qualcosa che non sono pazzi questi, perché? Allora, io è una scelta mia, naturalmente, poi magari il professore la contesterà, però io ho individuato su Scopus il primo lavoro del professor Santa Cesaria di chimica industriale. È vero che prima si pubblicava su riviste nazionali, c'erano altre cose, però diciamo che la mia idea, e poi vediamo se la conferma, è stata che il professor Santa Cesaria ha cominciato come chimico analitico di alto livello, di cose complicate, la tesi lo dimostrava, però diciamo che il primo lavoro vero di chimica industriale, secondo la mia idea, è del 75, tra l'altro fatto in collaborazione con il professor Carrà, che è sull'isomerizzazione e l'idrogenazione dell'esano su nero di palladio. Questo è un articolo sulla Reaction Kinetics and Catalysis Letter del giugno del 75. Diciamo, quindi poi qui è iniziata l'attività al Politecnico, sono stati investigati numerosi processi, sia di ossidazione, di idrogenazione, di separazione di xilene, insomma è stata fatta molta roba che non vi racconto, però diciamo la prima pubblicazione in cui il professor Santa Cesaria si firma come docente, professore del Dipartimento di Chimica, dell'Università di Napoli è del maggio dell'88, ancora qui vedete essenzialmente tutti autori. Parte il professor Santa Cesaria del Politecnico, ancora il professor Carrà. Diciamo che la prima pubblicazione mista con ricercatori di Napoli, oltre al professor Santa Cesaria, e di Milano è questa, che è insomma, una roba che oggi non è molto di moda, ma all'epoca era importante perché avevamo
la Montefluos, che era una delle aziende più importanti al mondo sulla produzione dei fluorurati, che è Kinetics of Chloroform Fluorination by HF Catalyzed by Antimony Pentachloride. Allora, questo è un articolo che deriva direttamente dalla mia tesi di laurea, quindi diciamo, era chiaro che ci venivano proposti anche in tesi argomenti insomma, già di grosso spessore con l'involgimento dell'industria, vedete c'è il dottor Basile e ancora il professor Carrà, naturalmente il legame era ancora importante con il Politecnico. Diciamo che anche qui è continuata la storia e non si è fermata nel 2012 con la pensione del professor Santa Cesare, ma è continuata, infatti vedete questa è l'ultima pubblicazione fatta insieme al NICL. Ci siamo quasi tutti, c'è solo Rosa Vitiello che manca, mannaggia. Vabbè, ne faremo un altro tutti insieme di nuovo. E sull'epossidazione dell'olio di lino. Tra l'altro, questo lavoro del settembre 2021, quindi dell'altro ieri, è stato pubblicato su un numero dell'IEC che è dedicato al Camuret, l'ultimo Camuret, che non mi ricordo neanche il numero, sarà 10. Mi sembra 11, Camuret 11, che è il congresso internazionale sui reattori multifasici organizzato teoricamente a Milano, ma è stato online perché purtroppo, come tutte le cose, sono state fatte quest'anno dal professor Santa Cesaria, che nonostante Covid, diverse vicissitudini, è riuscito a portarlo fino in fondo con il convegno fatto, cioè, e anche con un numero dedicato al convegno, quindi questo è un altro dei meriti del professor Cesare, la caparbietà non si arrende, quindi diciamo, questo lo conosciamo. Quindi non vi annoio di più sulle cose fatte dal professor Santa Cesare perché le trovate sul sito NICL, che è il sito del nostro gruppo di ricerca, dove c'è la storia, c'è il presente e speriamo ci sarà anche il futuro del gruppo. Allora, qual è il messaggio che secondo me Santa Cesare ha trasmesso a noi, ai suoi allievi? Che innanzitutto non è cattiva cosa lavorare con l'industria. Questa adesso sembra una roba normale. Qualche anno fa sembravamo dei marziani, cioè la gente che all'interno dell'università venivamo visti come tecnologi, gente che impasticciava cose. Quindi, però devo dire, la caparbietà anche diciamo, sulle scelte culturali c'è stata e credo che adesso ne stiamo raccogliendo i frutti. Quindi, perché ogni problema industriale ha sicuramente un problema scientifico non ancora individuato. Quindi la cosa più difficile è individuare qual è il problema scientifico, tentare di risolverlo perché la soluzione poi porta a risolvere il problema industriale, chiaro, perché uno se capisce le cose come vanno, può trovare la soluzione anche al problema, ma anche può aprire nuovi temi di ricerca. E questo vediamo, farò un esempio, come effettivamente questo è stato per molte attività, ma quello di cui voglio, diciamo, parlare oggi è soltanto quello che riguarda l'olio chimica. Allora, il gruppo del professor Santa Cesari ha cominciato a lavorare sull'olio chimica in tempi non sospetti. Cioè, quando adesso tutti fanno bio qualcosa, bio, insomma, molti anni fa, diciamo, se vogliamo. Abbiamo cominciato a lavorare sull'olio chimico, tra l'altro anche con il dottor Iengo, sulle tossilazioni dei prodotti dell'olio chimica, degli acidi carbossilici, degli oli, degli alcoli grassi, quindi diciamo, però lì siamo veramente agli albori. Successivamente ci siamo occupati, anche qui in maniera, diciamo, come vi dicevo, tentando di risolvere un problema industriale, perché arrivò il dottor Germani che ci disse: guardate, il mondo andrà verso il biodiesel, bisogna risolvere i problemi che attualmente il biodiesel ha. Come tutte le volte che ci arrivava qualcosa di nuovo o di interessante, cominciamo a lavorare su quello. E da lì, vabbè, a parte la transesterificazione, l'esterificazione, abbiamo lavorato per l'idrogenazione, abbiamo lavorato per l'ossidazione con la Novamont per il nuovo processo, che poi insomma, hanno fatto l'impianto recentemente, diciamo, qualche anno fa a Cagliari. Quindi qui vedete uno schema di
di processi che partono tutti dall'oleochimica, che sono tutti tra loro collegati e che sono tutti poi processi che sono stati sviluppati grazie all'input che veniva dalle aziende. Cioè le aziende venivano con un problema, abbiamo cominciato a lavorare su questi aspetti, l'epossidazione, sempre il dottor Germani è stato un ispiratore di molte cose che vedete in questa slide, anche lì cominciamo a lavorare sugli oli epossidati molto prima che diciamo, ci fosse il problema della sostituzione del fatalati. Adesso è un altro aspetto importante che si sta andando anche verso i biolubrificanti, però diciamo, mi fa piacere sottolineare questa ISUSCHEM qui che vedete. ISUSCHEM è una spin-off recentemente istituita con altri colleghi del Dipartimento dove praticamente tutte le idee che sono state sviluppate adesso andranno a finire in un impianto industriale che è stato già commissionato. Speriamo di avere la prima produzione per luglio. Poi magari vi invito tutti così vediamo l'impianto che funziona. Allora, sul biodiesel l'attività è stata tale, qui vedete sia le pubblicazioni che i brevetti relativi, che ci siamo potuti permettere di pensare a un impianto integrato, quindi qualsiasi materia prima può essere trattata grazie agli studi del gruppo del professor Santa Cesaria per arrivare a biodiesel. E quello che vi volevo mettere in evidenza, vedete, questa nel 2005, quando abbiamo iniziato, il numero di lavori sul biodiesel erano 686 in letteratura, oggi siamo a 20.000. Devo dire che abbiamo smesso di lavorarci perché insomma, la cosa è diventata anche abbastanza poco originale, però diciamo, questo per dimostrarvi come effettivamente il contatto con le aziende vi può in qualche maniera dare spunti per nuove tecnologie. Col biodiesel poi abbiamo lavorato sul glicerolo, qui voglio solo mettere in evidenza che per quanto riguarda la colorazione del glicerolo per avere cloridrine e quindi poi epicloridrine, su una pubblicazione tecnica che metteva diciamo, in comparazione le tecnologie esistenti su questo nuovo processo, ASER, che è la società con cui lavoriamo su questa roba, quindi è un brevetto ASER un problema nuovo affrontato all'interno dell'università che ha prodotto sia pubblicazioni, perché su questo è stato pubblicato, ma anche tecnologia protetta che arriva a essere confrontato con società chiaramente con molti più soldi della ASER, però questo vuol dire che chi aveva pensato queste soluzioni aveva gli skills per poterci arrivare anche senza i grossi investimenti. Questa è una frase detta da molti, ma insomma per dire che noi molto spesso eravamo accusati di fare i tecnologi, però la nostra idea è che non esiste ricerca di base o ricerca applicata, ma ricerca buona o ricerca cattiva. Pensiamo che il gruppo del professor Sandro Serafio abbia fatto ricerca buona in questi anni. Non è stata solo una sfida, diciamo, intellettuale e scientifica, devo dire che è stata anche una vita piena di avventure, perché siamo andati in giro per il mondo, sia diciamo, per ragioni didattiche, ma anche per ragioni industriali. Voglio far vedere solo, visto che c'è qui il dottor Maurizio Germani, in Malesia, ci abbiamo passato per un mese, una cosa del genere. Dove siamo andati a implementare un impianto pilota basato sulle nostre tecnologie per la produzione di biodiesel e di epicloridrina e diciamo, aneddoti che non abbiamo il tempo di leggere, però è stata un'esperienza formativa e sicuramente interessante anche dal punto di vista culturale, per diciamo, veramente vivevamo a confine con la giungla, in posti insomma,
pittoreschi, diciamo così. Siamo stati in India, siamo stati in Cina. Questa è una foto un po' in questo periodo sarebbe da eliminare, visto che siamo serviti dalle signorine che ci fanno bere, però è la tradizione cinese, quindi non abbiamo costretto nessuno a fare questa cosa. Diciamo, quindi è stato una vita di tipo scientifico, ma anche di conoscenze culturali all'esterno dell'Europa. Siamo andati in Messico, insomma, siamo stati in parecchi posti grazie al fatto che producevamo essenzialmente innovazione. Quindi mi resta che ringraziare il professor Santa Cesarea per quello che ha fatto per noi e quello che continua a fare, diciamo che visto che ci è comunque vicino e stiamo continuando a lavorare insieme, e poi diciamo a tutti voi, visto che tra l'altro io sono un presidente scadente, fra poco scaduto della divisione, quindi sicuramente questa era la mia ultima manifestazione da presidente. Auguro buon Natale e felici feste, diciamo, successivi poi avremo il modo di farlo. Allora, a questo punto, se il professor Carrà, messaggio da casa, che dice? Cosa dice Cenetti? Va bene, il professor Cenetti quindi ha fatto gli auguri al professor Santa Cesarea. Allora, il professor Carrà, se vuole venire qui, così. Vorrei togliere un attimo la condivisione. Dunque io non ho l'astro, parlerò. Vabbè, ma lei non ha bisogno di cose, lo sappiamo. Così. Bene, posso sedere, no? Sì. Più confortevole. Beh, innanzitutto auguri, professor Santa Cesarea, che compie gli anni, è la prima cosa che è dovuta in sostanza, no? Poi mi complimento perché ha avuto questa iniziativa. Queste iniziative sono veramente belle da tanti punti di vista. Si fanno raramente adesso, si fanno, va bene, ma sono veramente belle perché ci si rincontra, ci si accorge di tempi belli che abbiamo passato, delle cose che sono state fatte. E poi un ringraziamento per avermi invitato, cosa che io ho accettato con piacere, quindi dirò con piacere poche parole, poi mi interrompete perché non voglio interrompere nessuno. Mi è piaciuta molto la sua introduzione ed esordito con quella frase, dice, e allora cominciavamo, volevamo fare, no? E lavorare per l'industria sembrava peccaminosa, sembrava. Adesso tutti vogliono lavorare per l'industria, adesso. Io non capisco, no, forse esagero, ma insomma. No. Sembrava peccaminosa allora, veramente, no? In realtà io mi sono arrivato nel dopoguerra in cui io non volevo andare all'università assolutamente, perché è un mondo da costruire di cui voglio lavorare. E poi quando ci sono rimasto per qualche giorno ho detto qui ho la libertà, che è la cosa più cara che potessi concepire e ho lavorato all'università. Incontro con la Cesare l'ha descritto molto bene, l'ha descritto, quindi posso richiamare quasi casuale, quasi, no? Così accidentale, bene, ed è durato parecchi anni. Io credo che incontri di questo tipo hanno senso se le persone coinvolte hanno da insegnare una all'altra qualche cosa. E io ho imparato molto a sintetizzare. Adesso lui non lo saprà, ma una cosa che ho imparato è dare un senso ai risultati che venivano ottenuti in laboratorio. E io sono forse quello che ha meno frequentato laboratori, va bene, se compaio in molti articoli, no? E lui mi ha insegnato a dire, guarda che questo risultato è sudato, è faticato, e quindi come tale deve avere un senso, non ha un senso, deve avere un senso. Se non siamo in grado di attribuirlo, questo senso, va bene, abbiamo fallito, Io credo di aver insegnato qualcos'altro, non lo so, spero, va bene, ma da qui è nato quel tipo di collaborazione, che vedo che è continuato proprio nell'impostazione che è stata data, perché adesso tutti vogliono lavorare per l'industria, ma non lo so, io sono coinvolto con l'Accademia Lincei, voglio fare adesso un convegno, un convegnone, va bene, su rilanciare i rapporti fra università e ricerca pubblica e privata.
dico la verità, insomma, io sono coinvolto perché mi hanno coinvolto, ma a partire dagli anni 60 in cui c'era questo tipo di rapporto, che allora viceversa veniva vissuto proprio nei termini che lei ha menzionato, eppure quante cose, ma la petrochimica che cosa ha insegnato? Va bene, che cosa ha insegnato? E certo, tutto ha insegnato al mondo. E oggi va bene, si dice il secolo scorso era il secolo dell'Ottocento della chimica, è vero, il Novecento secolo della fisica, e il prossimo sarà la biologia, quindi la chimica è liquidata, ha fatto tutto quello che poteva fare, stia buona. E invece no, non è vero affatto, non è vero. Se noi andiamo a vedere quello che ha fatto la chimica nel secolo scorso, che è stato un secolo formidabile, direi da tutti i punti di vista lo è stato, perché qualcuno dice un secolo assassino, ed è vero, perché ha avuto due guerre mondiali terribili, cioè nonostante sono entrate 3 miliardi o 4 miliardi di persone, ne sono usciti 7 miliardi, ne sono usciti. E se oggi il mondo ha dei pericoli perché la popolazione è aumentata così tanto, qualcuno dice speriamo che diminuisca, che allora finalmente risolveremo i problemi del riscaldamento globale e così via, no? Il secolo XXI sarà il secolo della biologia, ed è vero questo, è sicuramente vero, però il secolo della biologia lo sarà se la biologia saprà condividere i lavori con la chimica, perché la chimica è la base di tutto, è quella che costituisce il mondo. E abbiamo vissuto un po' così, no? I nostri problemi venivano in questo modo, insomma, ci saltavano addosso, non li rifiutavamo e non so se volessimo o non volessimo lavorare per l'industria, ma era la strada che effettivamente portava dei problemi. Io credo che siano l'importante, insomma, io il mio maestro era Simonetta, no? Un'altra persona di primo ordine, mi ha insegnato anche lui certe cose. Mi ricordo che una cosa che mi ha detto quando mi sono laureato e ho cominciato a lavorare, dice: guarda che la cosa importante è avere problemi, dice. Poi se tu hai un problema e hai voglia di risolverlo, poi in qualche modo lo risolvi, perché trovi gli strumenti, trovi i collaboratori, trovi le ragioni per poter ed è così che poi ci ha successo, va bene. E invece oggi la gente ha dimenticato assolutamente questo concetto, oggi i problemi sono dimenticati, oramai no. L'importante è appunto trovare una collocazione, trovare. E questo va bene per tutti, no? Ma questo vale. E noi trovavamo e come? Io ero subissato da questi problemi, non li rifiutavo e avevo la fortuna di riuscire, no, a trovare poi le vie d'uscita in tanti modi, attraverso la convergenza di tanti elementi, e so che se avevo chi potevo contare, perché ripeto, guardate che aver acquistato fiducia in questo vuol dire avere fiducia in sé, ma fiducia nel tipo di lavoro che si sta facendo. Cioè io credo alla chimica come la biologia, che è di tipo microscopico, e quindi come tale saper porre. E questa è la strada. A parte quello che lei citava, alla fine era proprio cosa di questa natura. Attraverso il biocarburante, attraverso queste soluzioni che a un certo punto ci pongono di fronte a situazioni. Quindi io ringrazio per avermi invitato, ripeto gli auguri a lei e tutti gli auguri. Grazie professore, grazie. È stato gentilissimo anche per le parole che ci ha detto. Allora, a questo punto, Mariangela. Allora, buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qui oggi, anche un onore intervenire dopo l'intervento appunto del professor Carrà, e ringrazio Martino, Riccardo per avermi invitato a partecipare a questo momento.
a cui tengo particolarmente molto per esprimere ancora una volta tutta la riconoscenza verso, come ex alunna del professor Santa Cesaria, verso gli insegnamenti che ho ricevuto, gli insegnamenti che hanno contribuito a alimentare fortemente in me la conoscenza, la passione verso il mondo della catalisi, in particolare quello della catalisi eterogenea, che ho sempre considerato essere un mondo particolarmente affascinante e che ritengo sia oggi, ancor più di prima, uno degli elementi strategici su cui puntare per poter guidare lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Riavvolgendo un po' il nastro dei ricordi, ma soprattutto ripercorrendo quelle che sono state le tappe principali dell'attività che ho svolto nell'ambito del dottorato di ricerca in scienze chimiche, che tra l'altro ho conseguito proprio in questo giorno, il 14 dicembre di qualche anno fa, ahimè, e ho scelto di focalizzare oggi l'attenzione su alcuni dei temi principali che hanno caratterizzato in maniera significativa l'attività di ricerca scientifica del professore A, e in particolare tutto la preparazione, caratterizzazione chimico-fisiche sullo studio delle performance catalitiche di catalizzatori essenzialmente a base di ossidi di metalli supportati che sono stati sintetizzati mediante la tecnica del grafting. Prima però diciamo di procedere, ok, volevo fare una premessa, nel senso che a mio avviso è importante mettere in risalto una caratteristica peculiare della catalisi, cioè la catalisi è ancora oggi lo strumento chiave su cui bisogna puntare per affrontare le sfide globali del nostro tempo. In realtà vi è un fatto singolare, anche se le sue applicazioni risalgono agli esordi della chimica industriale, parliamo quindi dell'inizio del 1800, la catalisi riveste ancora tuttora una posizione di forte rilevanza, dal momento che, se ci pensiamo, la maggior parte dei prodotti della chimica industriale si ottiene attraverso reazioni catalitiche. Quindi questo è un fatto assolutamente indiscusso. Nell'industria petrolifera in particolare è largamente riconosciuto che la catalisi ha da sempre giocato un ruolo chiave, lo gioca ancora tuttora, dal momento che la maggior parte dei processi vengono appunto, è largamente impiegata nella maggior parte dei processi, come ad esempio l'hydrocracking, poi i processi di desolforazione. Vogliamo fare un bilancio, diciamo a circa 6 anni dalla sottoscrizione dell'agenda ONU 2030, possiamo sicuramente dire che vi è una sempre più crescente consapevolezza sia nel mondo delle imprese ma anche nella società civile, nell'opinione pubblica, che la sostenibilità non è più una questione puramente ambientale ma che deve necessariamente essere declinata anche sul piano economico e sociale. Sappiamo che oggi ci troviamo di fronte ad una emergenza ambientale a livello planetario, non si tratta più purtroppo soltanto di uno slogan, di una moda, né tantomeno di un qualcosa che possiamo diciamo scegliere come un'opzione, ma ci troviamo ad intraprendere una strada obbligata se vogliamo ad esempio affrontare le tante crisi che sono oggi in atto nel mondo. Pensiamo ad esempio alla crisi degli ecosistemi, o anche la crisi delle cosiddette terre rare, no? Tutta diciamo, la guerra che si sta verificando sui mercati a livello internazionale per la questione diciamo, di palladio, gallio, tallio, che rappresentano diciamo, la principale materia prima del nostro secolo. Ecco, quindi diciamo che tutti noi, sia a livello accademico che a livello industriale, sentiamo fortemente proprio l'esigenza di come dire, adottare a livello sistemico un approccio integrato se vogliamo appunto fronteggiare le emergenze a cui ci troviamo di fronte, ma soprattutto diciamo adottare misure concrete che ci consentono appunto di affrontare le complesse sfide ambientali ed istituzionali.
In questo ambito, soprattutto diciamo negli ultimi tempi, sono stati forniti vari elementi di riflessione anche al sito chimico, in particolare a quello della chimica industriale, e in particolare è stato rivolto proprio un esplicito invito affinché tutti riescano a dare il proprio contributo per fare sì che ci sia uno sviluppo sempre più significativo di una chimica che sia attiva e sostenibile a partire proprio dal design dei materiali e dei prodotti, e in cui la catalisi, devo dire, può ancora giocare un ruolo davvero, davvero cruciale. Da questo punto di vista, ritengo che la catalisi eterogenea sia ormai riconosciuta come scienza e non più come un tool, no? Per arrivare a determinati scopi, offre, a mio avviso, diversi spunti interessanti. Dal momento che diversi processi catalitici hanno consentito proprio di dare luogo a delle importanti innovazioni a livello industriale. Basta, ad esempio, pensare a tutti quei processi che consentono di convertire le cosiddette biomasse residuali, cioè scarti della filiera agroindustriale, in molecole ad elevato valore aggiunto, come ad esempio i biocarburanti, specie quelli, diciamo, della seconda generazione, che non sono più in competizione con la filiera alimentare. ENI, la società che rappresento da questo punto di vista, diciamo, è un esempio concreto. Basta ad esempio citare soltanto alcuni dei processi di trasformazione che sono già in atto, di cui sicuramente la conversione delle due raffinerie di Venezia e Gela in bioraffinerie, che sono state appunto le prime due raffinerie al mondo ad essere state convertite, rappresentano proprio, diciamo, il simbolo di un piano strategico sicuramente più ampio, che ha come obiettivo quello di portare alla completa decarbonizzazione di tutti i prodotti e di tutti i processi entro il 2050. Vi è una notizia, diciamo, abbastanza interessante su cui stiamo lavorando proprio recentemente, per fare sì che a partire dalla fine dell'anno 2022, quindi diciamo un progetto proprio a breve termine, per fare sì appunto che le due raffinerie, quelle di Venezia e Gela, diventeranno completamente palm oil free. Quindi questo sta appunto comportando una serie di interventi, di implementazioni a livello impiantistico proprio per incrementare notevolmente l'utilizzo di scarti alimentari. Parliamo essenzialmente di oli esausti da cucina, ma anche scarti di natura industriale, prevalentemente grassi animali, di cui il professor Santa Cesarea conosce molto bene, diciamo, tutte le problematiche associate. E si vorrà anche incrementare l'utilizzo di oli vegetali non edibili provenienti da culture desertiche o predesertiche. Questo, diciamo, in un'ottica, no, di economia circolare a 360 gradi. Sulla scorta di questi elementi, diciamo che potremmo continuare ad argomentare in maniera ancora più articolata, no, proprio per descrivere come la chimica, ma soprattutto la chimica industriale, abbia tutto il potenziale per poter promuovere, per poter guidare lo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. Era soltanto, diciamo, per delineare alcuni tratti di un contesto attuale a livello globale. Questi sono, diciamo, tutti i principi, tutti i concetti ben noti al professor Santa Cesarea, che ha costellato la sua intensa e lunga attività di ricerca scientifica di numerosi progetti di chimica industriale, di tantissimi studi in cui sono state affrontate problematiche afferenti sia ai catalizzatori omogenei, ma anche a quelli eterogenei, che sono stati appunto studiati in un ampio studio di reazioni chimiche, di cui naturalmente qui ho riportato soltanto una breve sintesi. L'approccio metodologico seguito ha avuto sempre come obiettivo principale quello di individuare le correlazioni esistenti tra le metodiche di preparazione e le prestazioni catalitiche finali dei catalizzatori, passando proprio sempre, direi, attraverso un'estensiva caratterizzazione chimico-fisica delle proprietà superficiali dei catalizzatori.
In particolare l'attenzione è stata rivolta alla classe dei catalizzatori a base di ossidi di metalli supportati, prevalentemente a base di silicio, titanio e vanadio, che sono stati poi studiati in un ampio, in diversi processi afferenti a diversi ambiti. Ma la cosa più interessante è che l'approccio ha avuto sempre come obiettivo quello di analizzare tutta una serie, diciamo, di fattori cruciali che intervenivano sia a livello di metodi di preparazione e poi naturalmente sul comportamento catalitico. Fattori quali ad esempio la natura del supporto, la fonte del metallo cataliticamente attivo, la tipologia di solvente adoperato nel metodo di preparazione, i trattamenti termici, no? Sappiamo bene tutta l'influenza dei trattamenti di idrolisi e poi di calcinazione che avevano sulla dispersione delle specie attive, nonché l'influenza del carico del metallo catalíticamente attivo sulla dispersione appunto delle specie e quindi sul loro comportamento catalitico, non soltanto in termini di attività e selettività, ma anche di stabilità, fino a poi diciamo all'interpretazione del meccanismo di reazione. Quindi sicuramente diciamo l'approccio del professore è sempre stato contraddistinto da un forte carattere, no, di multidisciplinarietà che andava appunto dalla preparazione alla prestazione catalitica fino a poi diciamo all'interpretazione di quello che avveniva sulla superficie del catalizzatore mediante appunto l'utilizzo di svariate tecniche spettroscopiche. Tra le tecniche di preparazione sicuramente il grafting è stata quella più abbondantemente studiata. Si è rivelata essere una tecnica molto versatile, non soltanto diciamo come supporto per la preparazione di catalizzatori a base di vanadio supportato, ma anche come catalizzatore vero e proprio. Il suo comportamento è stato ad esempio studiato in reazioni quali ad esempio l'epossidazione del cicloetene con cumene idroperossido e anche e soprattutto la reazione che citavamo poco fa di transesterificazione degli oli vegetali con metanolo, che è appunto la produzione del biodiesel. In quest'ultimo caso specifico, i risultati catalitici ottenuti hanno mostrato un comportamento interessante essenzialmente per due aspetti principali. Il primo, quello che abbiamo osservato, è che la resa ad esseri metilici aumenta all'aumentare del carico di titanio, fino a raggiungere un valore massimo corrispondente, diciamo, a circa l'8% in peso di CO2, e che esiste, ecco questo è un altro aspetto interessante, esiste proprio un range ottimale in termini di forza acida dei siti di Lewis, che sostanzialmente corrispondono prevalentemente ai siti di titanio, siti isolati, di titanio 4 più ancorati sulla superficie della silice ad elevata area specifica, e che quindi invece siti troppo acidi risultano essere poco attivi nella reazione appunto oggetto di studio. Ma il dato ancora più interessante l'abbiamo ottenuto attraverso lo studio dell'adsorbimento chimico dell'isoterma, che è stata appunto ottenuta preparando differenti solidi, no, a carico crescente di titanio a partire dalla soluzione di tetraisopropossido, adoperando appunto la tecnica del grafting. Ecco, da questo grafico possiamo osservare come questo isoterma presenta un andamento molto simile all'isoterma di Langmuir, e dalla quale appunto si vince che il ricoprimento superficiale in uno strato si ottiene proprio in corrispondenza di quel valore dell'8% in peso di CO2, in corrispondenza del quale abbiamo appunto osservato il massimo della resa ad esseri metilici, con una stoichiometria media ricoprimento totale di circa un atomo di titanio per ciascun gruppo ossidrile presente sulla superficie della silice. A partire diciamo dal sistema titanio su silice, allo step successivo ha riguardato poi l'approfondimento di catalizzatori a base di vanadio supportato su titanio silice. E in realtà l'utilizzo di questo supporto si è rivelato essere particolarmente interessante per vari motivi, cioè nel senso che grazie alla sua elevata stabilità termica e meccanica, grazie all'elevata area specifica, ma soprattutto grazie alla stabilità del legame titanio, ossigeno, vanadio, ha consentito poi di ottenere catalizzatori maggiormente dispersi, il cui comportamento catalitico è stato ad esempio testato essenzialmente in due classi di reazioni. La prima, la reazione di riduzione catalitica selettiva degli NOx con ammoniaca, e poi le reazioni di idrogenazione ossidativa sia di alcoli ad aldeidi che di alcani ad alcheni.
e naturalmente è stato effettuato un'estensiva attività, diciamo, di screening critico, no? Variando appunto la natura del solvente, variando la tipologia di supporto, e quello che sicuramente abbiamo visto è proprio la capacità, diciamo, di questo supporto di disegna silice rispetto ad altri supporti caratterizzati da differenti proprietà acido-base di dare luogo a dei catalizzatori particolarmente dispersi a livello di specie vanadiliche ancorate. Qui ad esempio riportiamo i risultati ottenuti nella reazione di idrogenazione ossidativa di butano-buteni, che è stata studiata utilizzando un microreattore tubolare in quarzo alla temperatura di 500 gradi centigradi, e quello che abbiamo appunto osservato è che l'attività a parità, diciamo, di tempo di contatto aumenta del carico di vanadio fino ad un valore corrispondente al 5% in peso di WDU5, mentre la selettività, diciamo, aumenta, la selettività diminuisce drasticamente per l'aumentare del carico di vanadio. Questo, diciamo, questi comportamenti catalitici hanno confermavano allora già tutta una serie, diciamo, di evidenze che si avevano in letteratura, e che sostanzialmente per bassi carichi di vanadio si ha la prevalenza di specie monomeriche isolate, che risultano essere poi quelle responsabili del buon andamento in termini di attività e selettività nelle reazioni di idrogenazione ossidativa. Evidenze che sono state confermate anche dall'utilizzo di tecniche spettroscopiche, in particolare la spettroscopia Raman, che aveva appunto messo in evidenza la dispersione, il buon grado di dispersione specie vanadiliche sulla superficie porto. Ci sono tantissimi altri risultati, qui ad esempio riporto quelli che sono stati ottenuti nella reazione di desidrogenazione ossidativa di metanolo a formaldeide, che è stata appunto studiata utilizzando un reattore a letto fluido in un intervallo di temperature sicuramente molto più basso, e qui vedete che dallo screening catalitico siamo riusciti ad individuare come miglior catalizzatore quello caratterizzato da un 5% in peso di vanadio ancorato sul silice ricoperta da un monostrato di titanio. Vedete come questo catalizzatore, diciamo, risulta essere particolarmente attivo, ma anche selettivo verso la formaldeide, portando invece soltanto a delle piccole percentuali di sottoprodotti che sono essenzialmente composti da metilformiato, di metossimetano, anidride carbonica. Beh, qui ci sarebbe da dire ancora molto, perché naturalmente questo studio è stato poi completato con l'approfondimento anche dal punto di vista dell'interpretazione del meccanismo di reazione e dello studio cinetico. Ma il dato, diciamo, più interessante è che questo catalizzatore è risultato essere particolarmente promettente, soprattutto se comparato ad un catalizzatore industriale bimetallico a base di ferro molibdeno. Mostra infatti, diciamo, risultati comparabili in termini di attività e selettività anche ad una temperatura decisamente più bassa. Quindi questo è un studio, diciamo, che gettava le basi per approfondimenti in termini sia naturalmente di scale up che poi, diciamo, di uno sviluppo industriale molto più significativo. Questi, diciamo, nel complesso soltanto una parte dell'estensivo lavoro di ricerca del professor Santa Cesaria, che appunto, ecco, questo è tutto il meccanismo di reazione che era stato poi studiato nel caso della reazione appunto di idrogenazione ossidativa di metanolo a formaldeide. Potrei dilungarmi ancora molto, perché come dicevo questa è soltanto una sintesi, ma non posso, diciamo, concludere questo intervento senza fare anche un tuffo nel passato, senza spogliare anche per qualche secondo, no, l'album dei ricordi, dei tantissimi momenti che abbiamo trascorso presso, che ho trascorso presso il Dipartimento di Ricerche e Scienze Chimiche. Anzi, diciamo, a queste foto volgiamo quasi uno sguardo nostalgico, visto il momento, no, di normalità sospesa che stiamo vivendo qui insieme a tutti gli amici e colleghi che ho incontrato in quegli anni presso il Dipartimento. Qui ecco le lunghe tavolate dove, diciamo, si approfondiva la chimica macromolecolare, no? Lasagne e struffoli, tutta, diciamo, esempi concreti di chimica macromolecolare. Questo, diciamo, per raccontare tantissimi momenti bellissimi che abbiamo vissuto presso il Dipartimento. Insieme al professore si lavorava tantissimo, davvero molto, infatti penso che l'impostazione, la tenacia, la forza, la passione sono tutti insegnamenti che ho ricevuto dal professore
e per i quali, diciamo, nutro sempre massima riconoscenza. Grazie ancora, professore. Un saluto alla signora Daniela. Questa è una foto che vi ritrae al Grand Hotel Vesuvio a Napoli qualche anno fa, in un giorno a me molto caro. Davvero ancora grazie, professore. Grazie per tutto e grazie a voi per l'ascolto. Per la tua comunicazione. Allora, a questo punto, questo Ciambello lo vedo qui, facciamo. Comincio a fare gli auguri a questa persona che va a ricordare la storia della cultura meridionale, familiare, tradizionale, la storia, un grande regalo. Cominciare con aereo. Allora, diciamo a 80, eccolo qua. Questo è il tuo. Sì, questo lo stiamo togliendo, ti metto stato il cappuccetto qua. Si va, partita. Principe di sangue è anche una figura di ricercatore alchimista, quindi insomma ha a che fare nella realtà napoletana. Allora, sì. Buongiorno, vedo molte persone conosciute, alcune no, ma insomma la maggior parte li conosco tutti, giovani e meno. E mi fa piacere soprattutto perché non sapevo che il professor Carrà sarebbe intervenuto e che l'ho citato in una delle mie diapositive per motivi storici addirittura. In treno mi sono chiesto, diciamo, come organizzare. Non so se si sente che la voce mia. No? Come organizzare la presentazione, perché fino a ieri sera pensavo di dire qualche parola, poi no, le abitudini anche professionali sono tali che devo immaginare di fare una cosa un po' diversa. E naturalmente le cose diverse sono legate al fatto di aver convissuto anche con un stretto contatto fisico con il professore Santa Cesaria per non molti anni. Poi questa riflessione l'ho fatta, diciamo proprio stamattina, che anche se pare che abbiamo continuato a parlarci, conoscerci molto intensamente, forse perché in quegli anni abbiamo lavorato molto intensamente, però in realtà, visto il periodo di sovrapposizione proprio di presenza, io a Napoli e lui che arrivava a Napoli e prima che io andassi a Salerno, in effetti si è limitata formalmente nei fatti principali a soli 5 anni. A me sembra un periodo molto più lungo per ragioni probabilmente, secondo me, di condivisione di cose, diciamo, generali. Beh, uno sta sulle spalle... è pesante. No, io nel senso che a memoria pensavo che ci fossero stati un numero maggiore di anni di condivisione, anche diciamo logistica di sede. Cioè, e allora, quasi avanti così immagino, quindi ho scelto di, da un certo punto di vista, di fare un percorso, una trattazione un po' parallela, diciamo, di percorsi che per molte cose sono stati comuni, anche simili, non solo comuni ma anche simili, e l'altra di, ricordando alcune cose che nessuno quasi dei presenti, alcune le sa, solo il professor Carrà, appunto, e perché stiamo parlando di 50 anni fa in realtà, quando tutto è cominciato, e poi di mettendo in evidenza quelle che sono appunto anche le similitudini di vedute rispetto a un discorso di chimica industriale, che come molti di voi sanno, vicende molto complicate e complesse nell'ambito dell'università italiana, in facoltà di scienze, meno in facoltà di ingegneria, ma insomma complicate, complesse per motivi storici da una parte, ma anche di muri accademici talmente, diciamo, idioti che addirittura oggi esistono ancora e che fanno ridere il resto del mondo. Allora, i percorsi paralleli. Questa diapositiva in parte ovviamente riprende quello, ho messo in evidenza alcune caratteristiche. Allora, io prima la prima parte riguarda Edo, ovviamente, qui la laurea in chimica, diciamo, il percorso di ricercatore, poi il politecnico, 86-2012 e poi 2013 questa uscita imprenditoriale. Personalmente
Io comincio nel 1970 la laurea in ingegneria chimica a Napoli e poi dal 72 al 90, quando da Napoli poi mi sono trasferito all'Università di Salerno, essendo stato poi assistente agli impianti chimici, professore associato di chimica industriale dopo la 382, facoltà di scienze, poi dal 90 al 2015 sono stato a Salerno, sono tornato a ingegneria. Già questo era professore ordinario di chimica industriale e tecnologica, questa è una definizione che si inventò il professor Pasquale, che deve essere diversa da quella di scienze per ragioni, vabbè, diciamo, accademiche, che a me mi è mai piaciuto, non so se ridere o piangere, ma insomma è così, e quindi il titolo è quello. Vabbè, nel 2016, professore, poi dal 2012 anch'io ho cominciato questa attività, chiamiamola pseudo imprenditoriale, avendo vinto il premio nazionale con dei nanodosimetri per radiazioni impiegando dei nanocarboni, e ancora oggi attivo, anche se pensionato, in questa direzione. Ho citato prima, e con piacere, la presenza del professor Carrà, perché nel 1970, quando io mi sono laureato, e praticamente dopo poco, perché io a febbraio mi sono laureato, a ottobre sono andato a fare servizio militare. Al servizio militare, e anche questo è stato un episodio, cioè vi rubo due minuti, perché da là ho capito anche quale sarebbe stato il mio futuro di lavoro, eccetera. Dopo il CAR che si faceva allora, no? Vicino casa, la sera si andava a dormire a Napoli praticamente, poi fu trasferito a Roma ai Lancieri di Montebello. Lancieri, ma è una cosa, una stranità totale, già pensare fisicamente ai lancieri, gente che si muove, sono molto pigro, lento, eccetera, e quindi in qualche modo cercai di farmi trasferire da qualche altra parte, e il caso, e non solo il caso, insomma, volle che mi trasferissero al centro di ricerca dell'istituto della città, dell'ospedale militare del Celio a Roma, che stava proprio vicino all'ospedale, istituto di ricerca, se era il titolo. Era un posto in cui praticamente la gente non faceva praticamente nulla, anche noi, diciamo, soldati, che il soldato semplice, appunto, rispondeva al telefono al centralino, si faceva due chiacchiere ogni tanto, praticamente si trattava di buttare due anni letteralmente. Ad ogni modo, siccome mi ero appena laureato, avevo anche rapporti con l'Università a Roma, con il professor Cimino, il gruppo di catalisi storico, anche quello, lavoravamo con loro, eccetera. Chiesi un giorno, ma voi che fate, cioè, che ricerca fate qua? E quindi scoprì che la ricerca era prevalentemente, che c'era un capitano che era un poco più, diciamo, culturalmente avanzato, radiazioni sul mangime per gli animali, cioè che faceva? C'aveva una bomba al cobalto, irradiavano il mangime, dopo lo andavano a mangiare ai conigli, poi vedevano gli effetti sulla salute del coniglio, facendo anche operazioni, diciamo, tipo autopsie mediche, eccetera. E però mi dissero che avevano un problema a proposito della spiegazione dei risultati che loro si trovavano, cioè che non riuscivano a distinguere l'effetto termico sul cibo dovuto al fatto che presente radiazioni ogni caso la temperatura cambiava, per cui della natura del cibo irradiato sulla salute del coniglio. Questo punto chiunque avrebbe detto, scusate, perché misura la temperatura del mangime degli animali, no? Perché loro c'avevano questo bene sotto la bomba a cobalto e la irradiavano per tempi diversi, ma come facciamo a misurare la temperatura di qualcosa che sta là dentro? Usate una termocoppia, cose banali, da studente neolaureato di cose. Termocoppie non sapevano che cosa significasse, ovviamente, che cosa fosse significasse, perché chiaramente, e se potete usare una termocoppia, tanto tra l'altro usare una termocoppia sottile, fa un buchino, cioè una cosa sperimentalmente banale. Poi girando lo sguardo sul banco dove c'avevano questi attrezzi, cose, vedi un oggetto che diceva, ma quello che è? Era un oggetto che era...
utilizzare, ma non per, per spassare a Roma più del tempo, diciamo, ma per fare un'operazione che poi è stato l'inizio, come ci dice, di tutti i re. Perché? Perché dal colonnello capo del centro andai lui aveva saputo di questa cosa, colonnello, siccome io sono ancora lavorando in collaborazione con l'università a Roma, dove c'è questo gruppo, tra l'altro di rilevanza importante mondiale sulla catalisi, eccetera. Quindi io, se lei veramente vorrei avere dei permessi, cioè di 24-48 ore, no, come allora, servizio militare, la mattina per andare all'università, sia in biblioteca a studiare, sia a collaborare con queste persone. E lui, di fronte a tutto quello che era successo, non disse di no, anzi, e quindi io, non dico una volta alla settimana, ma una o due settimane, andavo dal colonnello la mattina presto, mi facevo dare il permesso, andavo a stazione Termini, ma prima di andare a stazione Termini, siccome ero in divisa, mi dovevo cambiare, mettermi in borghese, del mattino arrivavano sul treno da Fondi, Itria, cioè che portavano galline e animali per arrivare al mercato di Roma. E quindi arrivavo prima delle 6 per entrare nel centro, prima che si svegliassero gli altri. E insomma, è stato, dopo riflettendoci, ho capito che c'era un po' malato, diciamo, è stato per il lavoro di quel tipo. E quindi ad ogni modo, quindi, ho riflettuto su questa cosa. A parte questo, o al di là di questo, l'altra questione importante era che nel 1970, in quegli anni, c'era sulla figura del chimico industriale. Il professor Carrà era uno dei padri di questa cosa. Era sull'asse Milano-Napoli, dove c'era... L'idea era quella di mettere insieme la chimica di scienze, la chimica industriale di scienze e l'ingegneria chimica per formare un chimico industriale che avesse il professore Volpicelli vinse un concorso di impianti chimici che doveva andare a Palermo, poi decise di venire a Napoli, mentre io mi ero laureato, diciamo, da poco. E quindi capì che questa idea si sarebbe potuta realizzare in questo modo, provandoci perlomeno, avendo un professore ordinario in un istituto di chimica in cui ovviamente i chimici consideravano, quando, a seconda dei casi,
gli ingegneri chimici o dei colonizzatori, più grandi, due persone, tre persone, cosa dico, oppure degli estranei a cui non bisognava dare spazio per paura che se ne prendessero troppo. Quindi dicevo, il professor Picelli venne là, e perché ho citato questo? Perché Carrà e Volpicelli sono stati poi due riferimenti. Carrà, Santa Cesare è venuto per Carrà, insomma. E io con Volpicelli, perché io mi sono laureato a ingegneria chimica con il professore Russo, però Volpicelli là mi disse: vuoi venire a Napoli adesso? Vado là, non c'è niente, dobbiamo costruire una cosa, con altri due giovani da un paio d'anni laureati. E quindi ci imbarcammo in questa avventura che era destinata a soccombere dal punto di vista delle gerarchie accademiche, però con l'idea di proporre un diverso, diciamo, laureato. L'istituto chimico, dicevo, era essenzialmente diciamo, gestito dai chimici. Diciamo che poi c'era una scuola di polimeri fortissimi, Pier Corradini, che però è stato diventato anche lui, eccetera, Paiano, che era un chimico inorganico. E quindi in quegli anni l'istituto, che prima era diviso in istituto di chimica, chimica fisica, chimica organica, diventò posto di cattedra, e in quegli anni, 69-76, la gestione era soprattutto, diciamo, corradiniana, che è una persona anche di grande livello, ma insopportabile dal punto di vista caratteriale, di litigare ogni 5 minuti su questioni che non riguardassero, diciamo, i polimeri. E quindi nel 67 vinse il concorso Volpicelli, e quindi cominciò a organizzare questo gruppo. In realtà, ho ritrovato dal sito del Dipartimento di Chimica, ci sono 100 anni di storia dell'istituto, anche questi dati che ricordavo un po' vagamente. Cioè, nel 1972 questo nucleo di gruppo, cioè avevo Volpicelli, che era professore di impianti chimici, era venuto, io che facevo l'assistente e poi c'avevo un incarico, e poi tutti gli altri che vedete erano tutti esterni. Il professore Russo era professore a ingegneria, ma tutti gli altri, Maselli è uno che lavorava all'Algida, Raso un CNR di ingegneria, Saccone un libro professionista, Saracini faceva i progetti per il Banco di Napoli, Raffaele Valentino era mio collega, e Luciano Santoro un po' più giovani. Raffaele Valentino, dopo il terremoto dell'80, si mise a fare il costruttore e se ne andò a casa, e Luciano Santoro si è rimasto in pensione da poco. Ma insomma, è un nucleo di presenza rilevante, quasi zero, per tutti esterni, venivano a fare il corso. Persone di grande capacità, per cui non insegnavano cose che a chimi non sapevano, anche da dove si cominciasse o ignorassero di cominciare l'esistenza. Però dal punto di vista delle scelte, praticamente il potere era quasi, diciamo, zero. In quello stesso periodo si fecero dei concorsi di chimica industriale, prima di quello di Elio, e quindi vennero prima Paolo Ferrucci, ma loro anche persone di qualità eccellente direi, ma polimeri, si doveva parlare di polimeri, se non parlavi con polimeri, ma la chimica industriale è possibile che sia solo polimeri, e poi che si parli prevalentemente di polimeri rispetto come materiali caratterizzati, anche sui processi c'era un po' di più, ma poca presenza. Quindi secondo me è una chimica industriale molto, molto, diciamo, limitata. Quindi 86, io sto davanti allo schermo, forse 86 via Santa Cesare, quindi si comincia insieme, cioè, beh, già a parlare di altre cose, di catalisi, di processi, di impianti, più di quando non si faccia. E qui mi sono reso conto stamattina che questa cosa è poi durata solo 5 anni.